Scilla, uno dei gioielli della Calabria, si prepara a chiudere settembre con un bilancio positivo per il turismo internazionale. Il settore accoglienza, trainante da recenti sviluppi sui collegamenti aerei, registra un notevole incremento delle presenze negli affascinanti borghi di Scilla e Chianalea. Grazie all'arrivo dei nuovi voli collegamenti tra la Calabria con diverse destinazioni europee, gli operatori locali si dicono soddisfatti per il risultato ottenuto in questo mese. Le splendide spiagge, le acque cristalline, il patrimonio storico-culturale attraggono visitatori provenienti da tutta Europa, desiderosi di scoprire le meraviglie della costa tirrenica. Sì, effettivamente significa che si è lavorato bene in questi anni e quindi oggi si stanno cominciando a raccogliere i frutti. Si è spostato la cosiddetta data di chiusura del periodo estivo, siamo al 26-27 di settembre ed effettivamente ancora qui nel borgo di Chianalea, come ben si Sembrano i vede. primi giorni di luglio. Sembrano i primi giorni di maggio, quando comincia l'estate, però effettivamente c'è una bella presenza. Grazie anche ai voli su Reggio Calabria, che effettivamente hanno portato una bella presenza di turismo straniero in particolar modo, anche se l'Italia non ha disdettato la presenza anche su Scilla stesso. E siamo contenti di come sta andando, di come è andata e di come sta andando ancora la stagione e niente, ad maiora al solito. Ecco, lei nel settore accoglienza, ecco, dei turisti, ecco, cosa ancora ci vuole sia a Scilla che a Chianalea, che poi, ecco, fare Beh, ancora per crescere ancora di più, ecco, questo borgo e sia a Scilla. ancora ci sono tante cose diciamo da fare. Ce ne sono state fatte tante, nell'ultimo decennio Chianalea si è espansa in una maniera inverosimile. A volte non siamo stati nemmeno noi preparati a gestire il flusso turistico, però con l'esperienza e con la buona volontà di tutti gli operatori sul territorio stiamo cercando di creare proprio una bella accoglienza, una bella, e far, diciamo più che altro far trascorrere delle belle giornate ai turisti che vengono a Chianalea. Ecco, lei fa parte di un'associazione per rilanciare, ecco, Chianalea. Nei prossimi mesi già si pensa al Sì, Natale, si ci saranno pensa. tanti già eventi che state Sì, programmando. intanto si sta lavorando per per la seconda edizione del Borgo di Rino e che stiamo valutando le date esatte da collocarlo. E in più il Natale, come sempre, cercheremo di fare e di abbellire Chianalea. Sì, abbastanza, dai, non ci possiamo lamentare. Ecco, Soprattutto un'estate in oltranza, ecco. Sì, questo settembre è stato molto Da dove sorprendente. arrivano maggior parte, Gran diciamo? parte d'Europa, Europa. devo essere sincero, sì. Grazie ai voli, secondo lei? Soprattutto, cioè 95% probabilmente sì. I mezzi di trasporto sono la cosa più importante per essere collegati al resto del mondo, Ecco, quindi. cosa bisogna cambiare? Ecco, lei a Scilla, ecco, Ma secondo più che lei? cambiare, forse migliorare. Migliorie vanno sempre bene, si può sempre Più sicuramente migliorare. servizi, più. Sì, più servizi, più anche un po' più di mentalità. Ci sta, però quello probabilmente verrà col tempo, tranquillamente. Poi offrite un buon gelato artigianale. Sì. Cerchiamo di Ecco, usate impegnarci. i prodotti del territorio? Assolutamente sì, soprattutto del territorio. Cerchiamo Tipo di il sfruttarlo, bergamotto di Reggio Calabria. bergamotto, i limoni, anche le fragole di questo territorio, quindi assolutamente sì. Vengono apprezzate dai turisti. Certo, sì.